Dicevano, frazione Sforzesca, qui si trova la chiesetta di San Vittore, posta su una collina di origine fluviale che domina la valle del Ticino. Sebbene oggi l'ex luogo di culto sta cedendo sotto i colpi del menefreghismo umano, dietro di esso vi è ancora qualcosa da raccontare. Fonti storiche parlano di una costruzione risalente al 1700, periodo in cui fu ricostruita la chiesa precedentemente distrutta, sempre portante il nome di San Vittore. Quindi, prima di essa vi era un altro edificio religioso. La conferma avvenne qualche anno fa, durante alcuni scavi archeologici nella zona. Vennero portate alla luce due tombe contenenti due guerrieri di origine celtica romana. Nulla di strano fin qui, se non fosse che entrambi superavano i 2 metri di statura, cosa molto strana per quell'epoca. Sembrerebbe poi che la chiesa abbandonata sia stata utilizzata per riti satanici. Questo fu uno degli altri motivi per cui nessuno cercò di ristrutturarla o tenerla in piedi. Oggi purtroppo riversa in uno stato di abbandono totale e ben presto, se nessuno interverrà, non resterà nulla di questa antica chiesa, se non foto e racconti su internet.